Ferraro ci raccontava appunto del fatto che, insomma, probabilmente la vittoria dello Scalea, lui ha tolto probabilmente, lo aggiungo io, è nato dagli errori praticamente del portiere. Insomma, non sempre troverete un portiere così pronto a regalarvi due gol. Sì, probabilmente la partita ha una doppia visione, gli occhi di chi dell'Ajax, gli occhi di chi dello Scalea, quindi ognuno piange le proprie situazioni. Anche io oggi magari ho qualche altro amico, ho visto qualche cosa che può sembrare un regalo, invece alla fine, Antonio, pronti via, iniziata la partita, dopo un minuto Piccirillo si è volato sulla fascia e ha visto il portiere fuori dai pali, ma quindi e ha fatto gol. Prima di arrivare al portiere ricordo sempre che ci sono altri 10 uomini, quindi non bisogna dare addosso a dei ragazzi che soprattutto se sono del 97 o del 96 in porta, certo, poi si fanno queste cose. Perché se no mi sembra anche diminuire il grande tiro dalla distanza, forse ovviamente di Pedrillo, e dando solo la colpa al portiere, solo perché una palla si è andata a ficcare sotto la traversa. Non mi penso nella situazione come stare addosso al portiere, un portiere under che magari sta facendo esperienza, dove davanti loro in difesa hanno sempre ribattuto palla con palla. Avendo fatto questo, noi abbiamo iniziato a tirare da fuori, perché magari avevamo difficoltà a entrare dentro. E alla fine ci sono riusciti, quindi fa parte anche degli schemi di gioco. Il nostro shooter, un centrocampista incontrista a metà del primo tempo per mettere un altro esterno alto, proprio perché ha visto subito la partita che c'è un po' di difficoltà a far girare la palla a terra con i nostri uomini anche di qualità, come Petrillo, come Cersosimo, come Esposito, che non riuscivano soprattutto nel campo di agio sul manto che a centrocampo era veramente la striscia centrale rovinata, quindi non si è riuscito a far circolare bene la palla, allora ha lavorato sulle spinte laterali. Però il nostro gioco fatto facendo circolare la palla soprattutto a terra. Al di là di tutto, è stata una bella partita. Probabilmente Lacri ha fatto anche le sue azioni da gol, però non me la sento di dare addosso solo al portiere. Sì. Ma vabbè, Ferrara ha messo sul piatto anche altre situazioni, perché dopo che è arrivato l'1-1 c'è stato quel momento in cui Lacri praticamente, secondo Ferrara, è stato fermato un po' troppe volte dal direttore di gara, ecco, quindi non ha consentito pure qualche fuorigioco di troppo, insomma qualche segnalazione di troppo che ha rallentato la possibilità di pareggiare i conti, ecco, di portarsi in vantaggio soprattutto. Indubbiamente ci sarà stato qualche fuorigioco, ma probabilmente il fuorigioco c'era. Anche noi abbiamo avuto delle azioni che siamo stati interrotti, il nostro attaccante Altieri su un'azione è stato abbattuto col gomito, ha preso una gomitata sull'arcano sopraccigliare, è andato a finire a terra, però l'azione è andata avanti, poi si è fermato il gioco perché aveva il sangue che gli usciva, quindi insomma, ripeto, non analizzare solo su queste azioni qui mi sembra o dare addosso all'arbitro perché di fuori o era donna, non credo che sia questo il modo migliore per analizzare la partita. Io credo che sia stata una bella partita, probabilmente Lacri poteva meritare qualcosina in più, ma al tempo stesso anche lo Scalea poteva dare qualcosina in più, poteva meritare qualcosina in più. Ripeto, la partita alla fine è giocata su buoni livelli e alla fine c'è stata il gol è stato fuori dalla prodezza di un giocatore. Quindi se sull'arco di 90 minuti il gioco è stato equilibrato, la differenza l'ha fatta il calcio, il piede di un giocatore, quindi ci può stare in una lettura finale di una partita di 90 minuti. Vincenzo. Sì, allora diciamo una cosa, Presidente, in queste quattro partite che avete portato a casa queste bellissime vittorie, in quale avete sofferto di più? In tutte, perché
perché entriamo in campo per soffrire, poi riusciamo a vincere, ma dal primo all'ultimo momento, almeno io soffro dal primo all'ultimo minuto, no. Noi stiamo vincendo. La battuta era in quale ma... avete sofferto, in quale non avete espresso il miglior gioco, ecco, diciamo. Ma in ogni partita ha la propria storia, in ogni partita ci sono state doppie letture, perché ci sono dei giocatori che magari all'inizio sembra che non stanno dando il loro meglio e poi riescono ad uscire fuori alla lunga su tutti i 90 minuti. Da questo punto di vista non riesco a trovare la partita dove non siamo stati, non siamo soddisfatti o abbiamo sofferto le giocate delle altre squadre. Siamo riusciti, ecco, non siamo bravi a capitalizzare, a mettere a casa bene, a portare subito il risultato a casa. Oggi dopo un minuto vincevamo 1-0 e abbiamo avuto un paio di occasioni, non siamo riusciti subito, ovviamente l'Acri ha spinto perché aveva la spinta del pubblico, la spinta che giocava in casa e ovviamente non sentiva la pressione di voler portare il risultato. Presidente, Presidente, un numero che le darà un buon auspicio. L'anno scorso eravate terz'ultimi, eravate 3 punti, poi siete arrivati terzi e quarti e avete fatto i play-out a 50 punti. Adesso quest'anno siete primi e avete 12 punti. Siete una squadra importante adesso. Dovete anche reggere le critiche, no? Perché essendo in cima, poi le critiche arrivano, polemiche, non meritano il posto, perché è stato detto Antonio, anche questo. Certo. Antonio, guarda. La scorsa volta noi ci siamo sempre detti che le squadre di carnevale sono squadre diesel, sì, che partono piano per uscire alla lunga, e anche quest'anno voglio dire stiamo partendo piano perché l'altra volta Presidente, l'1-0 e se parte piano a fine campionato a quanto andate? Antonio, come volevate dimostrare, tu avevi fatto un paragone con una squadra di Serie A, dopodiché già la sera sei stato smentito perché quella squadra lì ha lasciato a casa i punti. Sì. Presidente, state perdendo 1-0, Presidente, forse non lo sa. Agitare il diesel che in questo momento va un po' male, siete andati sulla benzina adesso che va molto molto più veloce. Perché il Bologna sta vincendo 1-0, Vincenzo. No, vabbè. Io parlo dello Scalea, non parlo della Serie A. Sì, sì. Parlo dello Scalea. Poi, ripeto, giusto per dare un taglio un po' così ironico sulla cosa. È vero, sì, l'altra volta abbiamo finito 1-0 tutte le partite, oggi 2-1, però ripeto, a me quello che piace è che i ragazzi vedo che mettono in campo, e anche questa domenica abbiamo cambiato poi sia in corso di gara sia la formazione, ha fatto dei cambi cambiando anche il modulo, quindi devo dire che questi sono anche meriti di Luigi Carnevale, che riesce a vedere subito la partita anche adattando la squadra a quelle che sono le risorse umane che ha sulla panchina a disposizione, e poi dare appunto le indicazioni giuste per poi capitalizzare e portare a casa il risultato. Beh, ora la prossima comunque avrete già un test che sarà importante, non sarà chiaramente decisivo né fondamentale, però potrà dare indicazioni, affronterete la Cittanovese. Certo, prima avrete primo l'impegno di Coppa Italia, però dopo il 5-1 maturato all'andata con la Promosport sembra una vera formalità. No Antonio, noi già stasera si ritorna a casa, si ritorna a Scalea, in ritiro, perché da domani si inizia di nuovo a lavorare, non bisogna abbassare la guardia su niente, il 5-1 per me vuol dire 0-0, si ricomincia già a lavorare perché mercoledì c'è un impegno da rispettare e onorare, non abbiamo... per noi si inizia da 0-0, è giusto che poi si debba tenere onore e rispetto per gli avversari, non, per noi non ci sono formalità, per noi la formalità è portare avanti l'obiettivo,
Dopodiché ci concentreremo subito sulla partita di casa contro la Cittanovese, dove sappiamo che andremo ad affrontare una squadra di tutto rispetto, una squadra che l'anno scorso ha vinto, diciamo, è stata una neopromossa nel campionato di eccellenza, ma che merita grande rispetto per gli uomini e l'organico a disposizione del mister. Quindi noi siamo concentrati e il mister lavorerà sin da subito per lavorare sia per la promo sport che poi per l'incontro di domenica contro la Cittanovese. Una battuta sull'arrivo di Franco Viola a Castrovillari. Beh, indubbiamente è un ritorno di Franco Viola a Castrovillari su una panchina a lui conosciuta. È un ritorno dove sicuramente la città di Castrovillari conosce bene le qualità di mister Viola. Sicuramente avrà avuto poco tempo per imprimere subito su quello che era magari l'organizzazione di questa domenica, ma credo che già da domani inizierà a lavorare giù su questa formazione, perché conosciamo bene il Castrovillari, la storia del Castrovillari, e quindi sicuramente darà il suo approccio, con le sue capacità, darà sicuramente un approccio vincente anche ai colori rossoneri dei lupi del Pollino.